appartenente alla grande famiglia dei banchieri Warburg, a tutt'oggi esiste quella che ormai chiamano all'inglese Warburg Bank, ma allora era Warburg, anche se c'erano già delle connessioni molto forti con gli Stati Uniti, con l'Inghilterra, insomma era una di quelle banche che spostavano i destini di una guerra mondiale, grandi finanziatori di stati anche. Lui era il primogenito, Abby, o Abby, perché a Hamburgo si parlava un po' all'inglese, e leggenda vuole che quando avevano 16-17 anni lui e suo fratello secondogenito si fossero trovati sulla spiaggia dell'Elba e il primogenito lui avesse detto al secondogenito: senti, prenditi in mano tu tutta la baracca finanziaria della nostra famiglia, io sono disposto a cederti il diritto di primogenitura, occupatene tu che sei molto più ferrato di me in questioni matematiche finanziarie e che sei adatto come carattere, io voglio occuparmi di altro. E che cosa vuoi in cambio? Gli dice il fratello. Voglio che tu mi compri tutti i libri che io ti chiederò. Il fratello si sfrega le mani perché l'idea di ereditare un impero e il diritto di primogenitura che allora vigeva in cambio di, pensava lui, qualche edizione di Goethe, Schiller, di classici tedeschi, ha subito stretto l'accordo. Non sapeva che in realtà si sarebbe infilato, certo gli è convenuto comunque perché l'impero, però insomma l'onere di costruire questa enorme biblioteca che il fratello maggiore aveva intenzione di costruire, una biblioteca all'inizio privata e poi pian piano è diventata una biblioteca pubblica, certo pubblica come poteva essere una biblioteca negli anni 10-20 del Novecento, ci andava un'elite di studiosi, di studenti dell'Università di Amburgo. Una biblioteca che sta, la potete visitare ancora oggi, alla Heiligstrasse 116 di Amburgo, che si chiama Kulturwissenschaftliche Bibliothek, cioè una biblioteca di scienze della cultura. Warburg già in quegli anni aveva in mente che cosa? Una biblioteca molto particolare, che oggi ormai è inflazionato il termine, chiameremmo transdisciplinare o interdisciplinare, c'era storia dell'arte, storia della letteratura, storia delle scienze, matematica, la magia insieme con la chimica, l'astrologia insieme con l'astronomia, quindi gli aspetti, diciamo così, della prescienza uniti a quelli della scienza. E quale parola campeggiava sulla porta d'ingresso di questa biblioteca? Campeggiava la parola greca mnemosyne, cioè la dea greca della memoria, la madre delle muse. E quindi cominciamo a intuire cosa ci facessero in questa biblioteca gli scritti di Butler, di Rignano, di Herring e di Zeman, cioè tutti scritti di autori molto vicini sugli scaffali. E adesso fra un momento vi racconterò il modo in cui Warburg sistemava i suoi libri. Lì avete una sala di seminari e qui avete alcune immagini. Lui era dell'idea che i libri non andassero sistemati in questa biblioteca in maniera cronologica, né tantomeno alfabetica. Aveva un'idea che, poveretto, lo ha mandato anche in clinica psichiatrica a un certo punto, non solo per il problema dell'ordinamento, ma l'idea che lui si era fatto di come sistemare i suoi libri per facilitare la ricerca a se stesso e ai suoi studenti era la legge del buon vicinato. Lui era dell'idea che un problema sollevato da un libro dovesse trovare nei libri che gli stavano di fianco delle possibili risposte. E quindi Butler, Rignano, Zeman, Herring stavano vicini sullo scaffale. E ancora oggi, nonostante abbiano adattato la biblioteca a nuovi criteri moderni, necessari, di biblioteconomia, è ancora possibile fare questa ricerca. Non ad Amburgo, perché Warburg muore nel 29 e non riesce a vedere la presa del potere dei nazisti, ma la biblioteca era fondata da un ebreo, cioè da Warburg stesso, e all'ascesa del potere nazista i suoi allievi caricano tutte queste migliaia di volumi su delle casse, su una chiatta, e la trasportano in Inghilterra. E lì si salva, riesce a superare la guerra, i bombardamenti dei nazisti a Londra, e adesso è un istituto che fa parte da diversi anni della Università di Londra, ed è un istituto che è Warburg Institute, Warburg, come dicono loro, e ancora si può andare lì e tu cerchi un libro. E intanto che cerchi quel libro, ti cade l'occhio sui libri che stanno intorno, a destra, a sinistra, sopra e sotto, e fai una ricerca sul campo. Sul campo.
Il problema qual era? Che tutte le volte che arrivava un libro nuovo, il sistema cambiava, perché si inseriva un nuovo problema. Allora lui passava le notti sulle cale a spostare i libri, cosa che lo ha fatto abbastanza uscire fuori di testa. Cercava con degli schedari di mettere, di tenere un po', ma naturalmente con una serie di appunti. Lui era molto asistematico, per cui c'erano tutta una serie di rinvii, di rimandi che non riuscivano però a essere contenuti in nessuna forma vera e propria di ordine. Il suo interesse era proprio capire come non la memoria di un individuo, ma mneme, nel senso di Zenon, mnemosyne, nel senso dei greci, come l'Occidente si fosse costruito una memoria culturale in cui confluivano diverse discipline. Lui aveva in modo particolare un'attenzione, una sensibilità specifica per la storia dell'immagine. Quello che lui voleva fare era raccontare come l'Occidente si è espresso in immagine, si è dato in figura, si è fatto vedere in figura. La cosa che non lo soddisfaceva assolutamente però era i manuali di storia dell'arte, che cominciano con le antiche civiltà preistoriche, finiscono con la modernità e passano per l'Egitto, i Greci, i Romani, il Tardo Romano, il Medioevo, tutte le periodizzazioni in una linea cronologica. Perché non lo soddisfaceva questo? No. Diceva, il Rinascimento è vicino al Medioevo dal punto di vista della periodizzazione cronologica. Finisce il Medioevo, comincia l'Umanesimo e il Rinascimento. Ma è molto lontano dal Medioevo, è molto più vicino, dice lui, alla Grecia classica, che rinasce nel Rinascimento. Allora, posso io insegnare nello stesso libro Medioevo e Rinascimento, o non dovrei piuttosto far vedere che sotto il Medioevo è continuata una memoria di quell'antichità greco-romana che riaffiora nel Rinascimento? Allora io dovrei trattare due periodi che sono lontani sulla linea del tempo, ma vicini come affinità culturale insieme. E mi dovevo lasciarlo per i fatti suoi. Cioè lui si pone il problema di come a un certo punto, che è il problema anche di Butler, come a un certo punto questa latenza non è più latente ma diventa manifesta, patente, riaffiora. Come mai il Rinascimento si ricorda, tra virgolette, della Grecia? E proprio come i libri dovevano avere i loro buoni vicini, anche le immagini, secondo Warburg, dovevano avere dei buoni vicini. Lui costruiva questi pannelli, adesso si vedono male, ma dopo li vedremo alcuni un po' più in dettaglio, in cui ci sono delle immagini che, completamente a prescindere dalla loro vicinanza cronologica, che è quello che non gli interessa, perché appunto il Medioevo può essere vicino finché volete, adiacente al Rinascimento nella linea del tempo, ma molto lontano dal Rinascimento. Si passeggiava in questa sala e si vedevano accostati su questi pannelli delle riproduzioni fotografiche di immagini che si ricordavano, e così facendo si ricordavano l'un l'altra, perché magari c'era un'immagine rinascimentale e di fianco l'immagine greca o romana o ellenistica o etrusca addirittura, rispetto alla quale quella dell'età moderna, del 4 del 500, poteva avere una qualche forma di parentela. Faceva vedere la memoria, così come si incarnava nella storia dell'immagine. L'altro progetto, non solo quello di mettere in ordine i libri, ma l'altro progetto che lo ha probabilmente mandato, lui è stato ricoverato in una clinica sul lago di Costanza da uno dei più famosi psichiatri dell'epoca, uno psichiatra di indirizzo fenomenologico, Ludwig Binswanger, e poi è uscito anche dalla clinica psichiatrica, ha tenuto una conferenza famosa per dimostrare ai pazienti e ai medici che era guarito, che era tornato in sé, ma non è mai riuscito a finire, forse perché non si poteva nemmeno compiere il suo progetto finale. Il progetto finale era un atlante dedicato alla dea della memoria, a Mnemosyne. Facciamo un esempio, per entrare per un momento nell'officina di Warburg, nel modo in cui lui
mette a frutto quest'idea di Samuel Butler, di Haring, di Zemon, di Rignano, sull'idea della memoria collettiva, la mette a frutto per la comprensione di un'immagine. Io però qui vi propongo un percorso che è warburgiano nello spirito, anche se non nella lettera, perché la cosa importante di questa macchina incompiuta che lui ci ha lasciato è il fatto che non è un sistema chiuso e definito, è appunto incompiuto. A contatto con questa macchina noi impariamo lo spirito dell'accostamento, il montaggio, si potrebbe anche dire, di immagini. E quindi io mi sono permesso di fare un percorso all'interno di un'immagine che adesso vedrete, che riconoscerete anche subito perché è molto famosa, prendendo spunto dal suo insegnamento, e cioè l'immagine che gli propongo, dalla quale partire, è questa. Prima si parlava di un documentario di Filippo Averio dedicato al Monte Verità, e qui vedete, anche se la qualità è un po' bassa, c'è Filippo Averio che si è fatto ritrarre insieme a due suoi amici in questo quadro di Nicola Artico, che è il Déjeuner sur l'herbe. Avete già capito che citazione è questa? Che memoria ci sta qui dietro? È la stessa memoria che sta dietro questo qua. Se vi capita di andare nel New Jersey, c'è un museo molto strano, si chiama Grounds for Sculpture, è un museo all'aperto, dove trovate tra le altre statue di questo Stuart Johnson, che è questo signore qui, che ha messo in 3D nelle famose opere di pittura impressionista, ha costruito dei diorami in 3D. Ma la stessa memoria che sta dietro anche questo tavolino da caffè di una pop artist che si chiama Isabel Samaras. Ma è la stessa memoria che sta dietro questa composizione di John De Andrea, oppure questa fotografia di Jacquet, che sta a Lisbona al Museo di Arte Contemporanea. Qui, se siete appassionati di arte astratta, quasi, riuscirete forse a riconoscere che è lo stesso motivo compositivo che sta dietro questa scultura di Anthony Caro. Ma possiamo andare anche indietro nell'Ottocento e trovare un Déjeuner di Monet o di Cézanne, o magari una deformazione picassiana, tutte varianti, in musica le chiameremmo, se prima si parlava del festival del jazz, nel jazz si chiamerebbero delle cover di uno standard, e lo standard è questo, è Manet. Il famoso Déjeuner sur l'herbe, che in realtà si intitolava originariamente Il bagno, esposto nel 1863 in un salon annexe, perché non era stato accettato nel salon ufficiale. Manet, quando è uscito con questo quadro e con altri quadri di quegli anni, come la famosa Olympia, la gente ha gridato allo scandalo. E anche coloro che lo difendevano, come il suo amico Emile Zola, che ha scritto dei testi in difesa del suo pittore preferito, Manet, erano tutti concordi nel dire che con Manet era cominciato qualcosa di nuovo. Sia chi lo criticava, sia chi lo esaltava, diceva: una roba del genere non si è mai vista. Perché dicevano: qui, anche se questo quadro è figurativo, perché ci riconosco due gentiluomini, una donna nuda, un'altra donna sullo sfondo, una situazione, un paesaggio naturale, cibi, frutta, picnic sull'erba. Ma, diceva Zola, perché ci ha messo lì una donna nuda? Ma non per fare scandalo con una provocazione pornografica o erotica, ma perché aveva bisogno di una macchia bianca. Aveva? Bisogno di una macchia bianca. Siamo nel 63, ma Zola ci sta dicendo che qui sta nascendo la pittura astratta. Sta dicendo, cioè, che Manet non è tanto interessato a farci vedere una donna, un uomo in quanto uomo, un albero in quanto albero, ma sta giocando con dei cromatismi, con delle macchie di colore. Questa linea interpretativa
ha tenuto botta per decenni, al punto che se voi prendete in mano ancora gli ultimi testi della critica artistica americana contemporanea più avanzata, Rosa Krauss ad esempio, ci trovate questa idea che Manet ha iniziato qualche cosa. Qualche cosa è stato un novum, un nuovo. Poteva Warburg accettare questa idea? Poteva Warburg accettare l'idea che può apparire sulla faccia della terra a un certo punto un artista che fa una cosa nuova? Questo sarebbe stato profondamente in contrasto con tutto quello che abbiamo detto fin qui, perché l'artista è figlio. Manet non può essere nuovo, e infatti cosa fa Warburg? Nella sua elaborazione dei pannelli cerca gli antenati di Manet, cerca quale memoria si giocasse in questo quadro qua. Lo monta dentro una tavola, la tavola 55, qui usava delle riproduzioni in bianco e nero, adesso io ve le ho un po' magnificate qui, e comincia col dire: cos'è tutta questa faccenda della grande scandalo che procurerebbe una donna nuda con due gentiluomini vestiti che sono sull'erba? Ci aveva già provato a farla Giorgione, poi attribuito a Tiziano, nel Concerto Campestre. Vedete, qui c'avete il Manet qua sotto e lui nella stessa tavola ci monta dentro. Non analizzo tutte le immagini, scelgo per motivi di tempo quelle che mi sembrano più significative. Già il Giorgione aveva fatto una donna nuda con due gentiluomini vestiti. 1510, 1863, c'è una memoria del 1510. Non è finita. Andiamo a analizzare più da vicino la postura di uno di queste tre figure che compongono il gruppo principale del Jeunesse sur l'herbe. Questo signor qui, disposto così, Warburg era molto attento a come i pittori facevano vedere in immagine la postura, la disposizione dei corpi. Cioè lui era convinto che si potesse raccontare la storia dell'Occidente attraverso la storia delle posture. Perché le posture dei corpi sono qualcosa che non è solo corpo. Nella postura, se io sto così, piuttosto che se sto così, io esprimo immediatamente, diceva Warburg, una dimensione spirituale. È lo spirito che si mostra nel corpo. È l'anima. L'anima, la dimensione, se volete, emotiva. Il pathos, l'emozione. Se io sono depresso, se io sono eccitato, il mio corpo assume delle posture differenti. Attraverso il modo in cui i corpi sono stati raffigurati si può raccontare una storia dell'arte che è insieme una storia dell'emozione. Lui la chiamava questa struttura che è corporea ma che insieme manifesta un pathos, la chiamava formula di pathos, pathos forme. Vuol dire un certo modo di atteggiarsi del corpo dal quale io ricavo degli indizi per capire qual è il pathos, l'emozione, l'affetto che anima quel corpo. E qual è, nel caso di questo signore? Warburg dice, qui c'è una memoria. Qui c'è una memoria che riaffiora in questo corpo. E qual è? È la memoria degli antichi dei fluviali, che è una delle caratteristiche fondamentali attraverso di posture fondamentali attraverso le quali l'Occidente ha espresso in figura e in corpo una passione ben specifica, che è la melanconia. L'antica divinità fluviale appoggiata sul gomito e semidistesa è una delle classiche rappresentazioni di una passione, di un'emozione tipicamente umana, quale è quella della malinconia. Non è l'unica postura malinconica, un'altra molto famosa è quella dell'angelo seduto che appoggia, famosa incisione di Bühler della Melancolia 1. Che cosa interessa a Warburg? Il fatto che noi, quando siamo malinconici, adottiamo questa postura. Certo, io mi metterò a mio modo, così, tu a tuo, tu a tuo, lui a suo. Ognuno di noi ha una piccola variazione che è sua propria individuale. Ma quante volte abbiamo assunto questa postura
se presi da malinconia. Naturalmente ciascuno di questi è una variazione individuale, ma tutti variano un tema che è riconoscibile, Wittgenstein direbbe, come un'area di famiglia attraverso tutte queste manifestazioni. Pensiamo alla più, una delle più celeberrime, che è il pensatore di Rodin. Non so se cominciate ad afferrare qual era il problema che si agitava in Warburg: vedere la storia dell'arte come la documentazione in sculture, in immagini, in disegni, in incisioni, in dipinti di una storia psicologica dell'Occidente. Ma non è finita qui, perché lui va avanti e dice: Giorgione 1510, ma non dimentichiamoci di Marco Antonio Raimondi, che era un grande incisore, che in questa incisione, che lui monta sempre in questo pannello 55, fa un'incisione tratta da un disegno purtroppo perduto di Raffaello, che raffigura che cosa? Il giudizio di Paride, la donna più bella del mondo, il giudizio da cui poi sono scaturite tutte delle vicende fatali per la storia della Grecia. Ma questo è il giudizio di Paride, qui dove c'è lui che sta dando il pomo della discordia. Ma guardate questo gruppo qui, marginale, ma Warburg è molto attento ai margini. Warburg è uno dei grandi maestri del marginale, dice: attenzione quando si guarda un'immagine, non lasciatevi mai sedurre esclusivamente dal motivo principale, andate a vedere in periferia cosa succede. E in periferia succede che cosa? Che troviamo il gruppo di Manet. Ma ancora una volta, non si accontenta. Eccolo lì. Mentre qui è il giudizio, vedete, sulla donna più bella del mondo. Va a cercare una coppia che c'è a Tivoli, a Villa d'Este, e la monta dentro lì di fianco. Vedete, tutto un montaggio in cui le immagini si richiamano a vicenda. Eccoli lì, sempre sulla destra. Che non sembrano avere niente di direttamente a che fare con il motivo principale, ma che sono per lui le cose più importanti. Lui vede quello che è periferico, vede quello che è stato scartato dall'attenzione della storia dell'arte, e lo ritrova anche in un altro incisore sempre del 500, Bonasone, che monta qui dentro. Ma guardate dov'è il gruppo adesso, è sempre un giudizio di Paride, ma il gruppo è finito qui, ancora più in piccolo, ancora più in fondo. Purtroppo non l'ho esaltato, forse qua si vede meglio, un po' più in grande. Vedete che c'è un gruppo che sembra da me. Basta arrivare al 500, sarebbe già una bella memoria. Nel 1863 riaffiora in maniera, come chiamarla, unconscious, come direbbe Butler. Qui c'è un grosso problema di analogie e differenze con Butler, perché Warburg dice: certi artisti hanno studiato la storia dell'arte. Magari può essere che Manet non si ricordasse quando ho fatto il déjeuner, cioè non aveva di fianco Marcantonio Raimondi per ritradurlo in termini moderni, o forse sì, ma può anche essere che fosse un ricordo che lui aveva acquisito studiando la storia dell'arte, che poi fosse rimasto lì in maniera latente, che poi fosse emerso nel momento della creazione sotto forma di un ricordo inconsapevole. A volte gli artisti utilizzano intenzionalmente, consapevolmente, l'enciclopedia delle immagini che vengono consegnate loro dalla storia dell'arte, a volte le acquisiscono in una maniera che entra in un livello profondo di memoria, che poi vengono a riaffiorare senza che ci sia un recupero intenzionale. Allora, nell'Ottocento di Manet riaffiora il 500, ma nel 500 che cosa riaffiora? Riaffiora qualcosa di molto più antico, che Warburg trova. Ricordiamoci che tutte quelle incisioni dipendevano da un
Vincenzo e Raffaello. Raffaello girava per Roma e gli artisti rinascimentali dove studiavano l'antichità? La studiavano sui sarcofagi. E un sarcofago murato che potete ancora oggi visitare nei bellissimi giardini di Villa Medici, Accademia di Francia, qui in Tal dei Monti, sulla sinistra, nel giardino interno è murato, sono murati dei sarcofagi e uno raffigura che cosa? Il giudizio di Palide. E cosa c'è lì? C'è il nostro gruppo. Bassorilievo ellenistico. Ma per definizione, anche io non sono uno storico dell'arte, ma tutti sappiamo che l'ellenismo per definizione è stata una grande riformulazione di motivi classici, che a loro volta verosimilmente erano riformulazioni di motivi della Grecia arcaica. Allora qui Varro si ferma, ma noi possiamo ben immaginare di trovare, a partire dal bassorilievo ellenistico, il suo modello nella Grecia classica, un suo precedente nella Grecia arcaica, e c'è un regresso all'infinito. Perché lui si ferma? Questo è un bel problema. Lui era un grande lettore di Nietzsche e come lettore di Nietzsche aveva conosciuto le due facce della grecità. La grecità non era solo Winckelmann, la nobile semplicità e la quieta grandezza, ma anche il dionisiaco, l'eccitazione, l'informe, diremmo, il senza forma che viene regolato e ordinato dal principio collinio. Però è anche vero che c'è un certo suo classicismo che lo induce a ritenere che la caccia all'indietro sia finita quando è stato trovato il modello greco. Mentre in altri testi, che adesso non posso richiamare nel dettaglio, lui dice, qui non basta il modello greco, bisogna fare un passo indietro, andare a cercare ad esempio negli Etruschi. Negli Etruschi come eredi di una cultura orientale precedente i Greci. Insomma, è stato il problema di capire fin dove si può risalire all'indietro, c'è un bisogno umano di mettere un paletto, ma si sa che quel paletto è il problema del primo progenitore, che a sua volta deve aver avuto un progenitore, e un progenitore, e un progenitore. Nessuno si è autodeterminato. Per cui qui abbiamo provvisoriamente una fine, che è già tantissimo se ci pensate, perché noi siamo partiti da un'opera del 1863 che tutti dichiaravano nuova, inedita, e lui con dei montaggi nelle sue tavole fa vedere che in realtà abbiamo un modello che è un modello nell'epoca ellenistica, è una memoria, e da qui si potrebbe risalire all'indietro così come si può andare in avanti. Io all'inizio ero partito da un'immagine che non era di Varro, ecco perché ho detto che ho preso lo spirito di Varro, ero partito da Filippo Averio, ero partito da delle opere di pop art, cioè ero partito, lui fa così, parte da Manet e passa attraverso le incisioni cinquecentesche per arrivare all'ellenismo. Io poi ci ho aggiunto quelle opere che mi sono sembrate appartenere a quest'area di famiglia. E che lui, se avesse visto Anthony Caro, perché è morto 60 anni prima, ma se avesse visto Anthony Caro avrebbe montato Anthony Caro. È questo che dico, che questo è un dispositivo, non è un'opera. È una macchina che ci insegna a pensare le relazioni mnestiche, cioè di memoria collettiva nella storia dell'arte, che in questo caso sono tutte delle variazioni che si raccolgono intorno ad un nucleo pulsante, che è la pathosforma, la forma di pathos della malinconia. Melanconia, ma Varro diceva, c'è un suo nota di taccuino molto interessante che dice, se penso a quello che ho fatto nella mia vita, lo dice nel 29, l'anno in cui sarebbe morto, anche se quando lo scriveva ancora non sapeva, ma è significativo che l'abbia detto nell'ultimo suo anno di vita, talora dice, ho l'impressione di avere lavorato come uno psicostorico, cioè come uno storico della psiche, uno storico dell'anima, ma lui intendeva un'anima, come avete visto, che si fa vedere nel corpo, non un'anima come entità metafisica nascosta chissà dove.
l'Occidente attraverso il riflesso delle sue immagini, l'Occidente così come si è dato a vedere nelle immagini. Un filone l'abbiamo visto, la melanconia, ma lui dice, attenzione, che la melanconia è solo una delle due grandi facce della psiche occidentale, che è una psiche schizofrenica, scissa. Guarda caso, Kraepelin e Binswanger, i suoi dottori, gli avevano diagnosticato a lui stesso una sindrome malinconica, ma ciclotimica, cioè bipolare. Mania è l'altro polo, che fa da controcanto alla malinconia. La divinità fluviale afflitta depressiva è il polo malinconico che abbiamo visto, ma adesso ci rimane da guardare il polo opposto, antipodale. Lui lo chiama, con una figura mitologica, l'estatica ninfa maniaca. Adesso vedremo di cosa si tratta. Qual è l'idea? L'idea è che i sentimenti dell'essere umano sono una gamma ricchissima, ma ci sono due paletti che li delimitano agli estremi. Un po' come i colori, lo spettro cromatico. Quanti colori ci sono nello spettro? Un'infinità, perché tra il rosso e il giallo ci sono infinite sfumature. Però ci sono dei paletti agli estremi, che sono l'ultravioletto e l'infrarosso. Lui pensa a una cosa simile quando immagina la gamma delle manifestazioni sentimentali dell'essere umano. La malinconia a un estremo, come se fosse l'ultravioletto, e la mania come se fosse l'infrarosso. Perché? La malinconia è quel sentimento di depressione che, se si approfondisce, è un sentimento vitale, perché appartiene alla vita essere malinconici. Ma se io lo approfondisco, la vita mi appare sempre meno interessante e degna di essere vissuta, al punto che la malinconia radicalizzata si trasforma in suicidio, cioè negazione della mia vita. Al contrario, all'antipodo opposto, la mania, che cos'è? È l'affermazione di sé a scapito delle altre esistenze, che può arrivare, se radicalizzata, alla negazione della vita, ma non della mia, ma della vita altrui. Suicidio, omicidio. Questo è l'arco entro il quale si tende la manifestazione della sentimentalità, dell'espressione del pathos umano. Abbiamo visto il lato malinconico, vediamo il modo in cui ci si ricorda nella mneme, nella memoria collettiva inconscia, di cui parlava anche il nostro Butler, della mania. E torniamo all'incisione dell'incisore Raimondi, guardando però questa volta non il gruppo che ci interessava per il Manet, ma questa figura che non si capisce bene se si getta addosso o se lo toglie questo panno. Marco era molto interessato ai panneggi. Uno guarda la figura e guarda la figura, lui invece guardava il panneggio. Un altro aspetto di questo suo sguardo, che alcuni hanno chiamato micrologico, cioè attento ai piccoli dettagli, attento ai particolari, e dice: qui nel Rinascimento rinasce, tra le altre cose, anche una certa passione per panneggi, per i panneggi che fanno vedere un certo movimento nella figura. Che cosa sono questi panneggi? Che cosa richiamano? A suo avviso richiamano panneggi di antiche statue. Ma quella figura, più in generale, quella ninfa, quella semidivinità acquatica che compare in quell'incisione di Raimondi, e che però anche lì è al centro questa volta dell'incisione, ma non è un personaggio principale, perché il giudizio di Parri si gioca sulla sinistra, rinasce in quel corpo femminile un sentimento della sensualità, dell'eros, che il Medioevo aveva negato come sensualità tipicamente femminile, peculiare al corpo femminile, che invece la Grecia arcaica soprattutto conosceva molto bene, ed era la sacerdotessa, la donna sacerdote, che danzava fino all'ebbrezza, la perdita di sé, nei cortei dionisici, nei cortei bacchici, la menade. La menade, guardate questi panneggi che accentuano la mobilità, il movimento,
rinasce il movimento, il cinetismo nell'arte rinascimentale, che voi, se la paragonate all'arte medievale nel suo complesso, la trovate estremamente più mobile, estremamente meno statica. Faccio un piccolo excursus per ricordarvi che c'era già stato il famoso psichiatra Charcot, che studiava la Salpêtrière, le sue isteriche, e c'è stato chi ha notato una forte analogia tra i movimenti coreografici delle menadi dionisiache e il modo in cui l'isterica mette in scena il grande arco, come chiamato, del grande attacco isterico. Ma perché non guardare, visto che si parla di coreografia, mi spiace per questa, ma a certe immagini di danzatrici, di coreografie come quelle di Isadora Duncan. Concentriamoci, scendendo dal panneggio verso il basso, su questo piedino che vedete che è un po' sollevato da terra e si sta per alzare, per entrare in una vera e propria, come chiamarla, podofilia di Warburg, ma non solo di Warburg, perché aveva contagiato tra gli altri anche uno come Sigmund Freud. Uno dei tratti caratteristici della postura corporea della ninfa e della sua antenata, che è la menade arcaica, è il piede. È il piede sollevato ad indicare un incedere nello spazio, un movimento, un cinetismo, un cinema, appunto, si potrebbe dire, che si ritrova in tantissimi bassorilievi, in tantissime sculture, tra le altre anche in questa, che una cui riproduzione è al Musei Vaticani, ma una cui riproduzione campeggiava nello studio di Freud, e Freud parla di questo innaturale quasi angolo che fa questo piede, quasi verticale rispetto al piano, commentando questo sogno pompeiano, questa novella di Jensen, La Gradiva, 1903, in cui c'è questo scrittore, questo archeologo, scusate, che si innamora di un bassorilievo e poi immagina che questo bassorilievo si animi, a una specie di riproposizione del sogno di Pygmalione, no? Pygmalione che costruisce la sua, scolpisce la sua statua e poi Venere gli concede che questa statua si animi. E anche nella novella di Jensen c'è un'insistenza sul piede, Freud riprende questa idea del piede, un piede, dice Warburg, che noi ritroviamo anche in contesti figurativi molto diversi. Quando la menade arcaica, potenzialmente omicida, perché venivano nei riti orgiastici arcaici, si commettevano anche sacrifici umani, che poi sono stati progressivamente spiritualizzati, ma all'inizio c'era il versamento di sangue, quindi siamo all'interno di una tradizione, di una memoria del corpo femminile estatico, maniaco, potenzialmente omicida, che nel Rinascimento è capace di riaffiorare anche in contesti culturali molto diversi, addirittura opposti, come nel caso della Maddalena cristiana che è ai piedi della croce. Certo, la Maddalena sappiamo che non era uno stinco di santa prima di incontrare Cristo, e quindi c'è questo aspetto estremamente erotico, sensuale, molto prima di Dan Brown, no? Qualcuno aveva messo gli occhi su questi problemi. Guardate questo piede in questo bellissimo affresco che c'è a Santa Maria Novella a Firenze del ghirlandaio, e ancora una volta dove si trova questa ancella che porta un cesto di frutta, si trova alla periferia, la vedete qui, ancora una volta la periferia di una scena in cui tutto quello che apparentemente è importante si gioca da un'altra parte. Qui c'è la mamma di colui che diventerà Giovanni Battista, che è appena partorito, e c'è un'ancella che porta dentro della frutta per portare un po' di ristoro alla puerpera e alle ancelle e parenti che l'ha. Ma guardate quanto è statica questa scena e quanto, dice Warburg, questa ancella entra e sembra, dice, gonfiarsi il suo panneggio, il suo velo, da un vento
povero nuvolo di Fantozzi che c'è solo per Fantozzi, il vento c'è solo per l'ancella. Tutto qui, dicevamo, è fermo. È come se lui ci volesse dire tutto qui è medioevo. Qui entra il Rinascimento. Qui entra una figura che si ricorda. Ma come si ricorda? Qui Warburg, piacerebbe discuterne con voi anche di questo, dice, attenzione perché l'irlandaio, in bottega, lui, ci avevano degli album di disegni archeologici, cioè di disegni tratti dai sarcofagi, dagli archi di trionfo romani, per cui loro avevano dei manuali su come la grecità, la romanità avessero raffigurato il corpo. Quindi lì c'è, come dire, un'intenzione consapevole di rifarsi ad un modello. In altri casi però è vero che c'è un riaffiorare inconsapevole, quello che appunto Pazzi chiamerebbe memoria inconscia, questo velo che si gonfia solo per lei, perché qui tutto è fermo, tutto è statico, ma è una donna, dice Warburg, che noi ritroviamo anche nella nostra contemporaneità, e si può fare una storia di questo corpo femminile, in una giocatrice di golf, ad esempio, che lui ritaglia, oppure nella pubblicità i tacchi, nella pubblicità di un battello sul mare del nord, Hapag. Vedete come monta dentro la giocatrice di golf all'interno di una tavola da 77 in cui ci sono anche delle immagini molto antiche. Ma come abbiamo fatto prima, che sulla scia di Warburg siamo andati avanti ad immaginarci la pop art, i vassoi da caffè, possiamo fare altrettanto, andare a cercare questo piedino in opere che Warburg non poteva vedere perché è del 39, Masson, lui è morto 10 anni prima. La gradiva, che era diventata un mito per i surrealisti, scompare quasi del tutto in quest'opera di Masson, e una cosa che resiste è, guarda caso, il piedino in verticale. Ma se volessimo giocare su questa linea potremmo... Vi interrogo se riconoscete questo piede, che è abbastanza gradiva anche lui. Mi dice niente? Non è un'immagine molto l'altra definizione, ma è il piede di Uma Thurman in Pulp Fiction, di Mia Wallace, che fa una gara di twist con John Travolta. Questo per dire che una volta che noi il piede lo abbiamo identificato come un problema di iconografia e al tempo stesso di memoria corporale, e poi ce lo ritroviamo in mezzo ai piedi, il caso di dirlo, in un mucchio di altre circostanze. E possiamo fare una storia dell'arte attraverso, io ho aggiunto qualche Botticelli già che c'ero, purtroppo nell'ingrandimento. E così come possiamo fare una storia dei piedi estatici, possiamo anche fare, come abbiamo fatto prima, una storia della donna estatica, che oltre alle immagini che abbiamo già visto, che avrei potuto anche aggiungere, la menade arcaica, la ninfa rinascimentale, ma perché non la pubblicità di Libero? Siamo autorizzati, lui aveva montato nelle sue tavole una pubblicità, un ritaglio di giornale degli anni venti. Noi possiamo pensare a un eccetera, cioè possiamo pensare di leggere la storia delle nostre immagini nelle quali viviamo, pubblicità, Picasso. Concludo tornando per un momento, dopo avervi proposto questo percorso duplice dentro nella malinconia, a partire dal Déjeuner sur l'air de Manet, e dentro nella mania, parlando di menadi e di ninfe come delle due grandi polarità, della polarità, dei due estremi polari tra i quali si tende la storia dell'immagine in Occidente, volevo tornare per un momento alla questione della Maddalena cristiana. La Maddalena recupera l'antica menade, ma non la può recuperare così com'è, la deve risignificare all'interno del racconto cristiano, deve diventare una donna pia,
deve diventare una donna che ha abbandonato il vizio e il peccato e risignificarsi e rifunzionalizzarsi nella narrazione cristologica. Com'è possibile questo? Zenon aveva parlato di questo concetto che si chiama ecforia, che vuol dire venire fuori. Lui era uno zoologo, che cosa pensava? Alle larve delle api. Le larve delle api sono qualcosa di neutro e indifferenziato. Se io le alimento con un determinato alimento piuttosto che con un altro, può saltare fuori la regina o l'operaia. Una cultura alimenta una forma corporea in modo tale che possa saltare fuori addirittura un'immagine connotante in una certa direzione piuttosto che il suo opposto. Altro esempio che Varpo stesso indaga, il serpente. Cosa vuol dire serpente? Questo è il famosissimo Laocoonte, il sacerdote troiano che aveva detto ai troiani: non tirate in casa il cavallo, perché sarà la vostra fine. Ma gli dei avevano già deciso che il cavallo doveva entrare in Troia, e quindi spediscono per punire il sacerdote che stava mettendo i bastoni fra le ruote all'andamento già deciso degli eventi, gli spediscono dei serpenti di mare per aggredire lui, metterlo a tacere e ucciderlo insieme con i suoi figli. Il serpente in questo racconto greco è una potenza negativa, una potenza di morte. Ma noi sappiamo anche che la Grecia ha raccontato il serpente in maniera polarmente opposta, perché il serpente è l'attributo che sottociglia il caduceo di Asclepio o Esculapio, il dio della salute, quello che voi vedete ancora oggi come simbolo di davanti a tutte le nostre farmacie. Farmacon è un termine greco che può indicare sia la medicina che il veleno. E infatti ogni medicina che noi prendiamo, se sbagliate la posologia, se la prende troppo, troppo poco, nei momenti sbagliati o a vanvera, è potenzialmente qualcosa che vi può uccidere. Allora, che cos'è il serpente, dice Varbore? Non si può decidere, è un po' come quella menade, che può diventare Maddalena cristiana, può diventare figura della speranza cristiana, di redenzione, di remissione dei peccati. Anche qui il serpente nella cultura greca si divarica e si biforca per diventare il serpente del male o il serpente del bene, ma anche nella cultura vetero-testamentaria abbiamo il serpente di Adamo ed Eva, l'origine della tentazione: non dovrai mangiare dell'albero del bene e del male, e loro ne mangiano, e da qui tutti i nostri guai sono derivati. Ma abbiamo anche un episodio molto meno noto, in Numeri: Mosè, per difendere il suo popolo da un attacco di vipere del deserto, che cosa fa? Proprio lui, quello che passa a fil di spada migliaia di suoi migliaia di uomini e donne del suo popolo, che mentre lui si faceva dettare le leggi sulle tavole, fratello Aronne aveva organizzato il festino attorno al vitello d'oro. Lui, che aveva negato che si potesse dare un'immagine, appunto il vitello d'oro, sì, non ha nessun problema a costruirsi, perché glielo ordina il Signore, un serpente di bronzo. Guardate l'analogia anche nella raffigurazione, qui siamo nella cultura vetero-testamentaria con il serpente di Asclepio o Esculapio, nella cultura greca. Si costruisce un serpente di bronzo, quindi un idolo. Vedete che ambiguità anche nell'Antico Testamento rispetto alla produzione di idoli e di immagini, per guarire i suoi, come vedete in questo bassorilievo di Vincenzo Danti, il suo popolo da morte dei serpenti. Anche nella cultura ebraica e poi cristiana questa ambiguità, questa
duplice valenza, questa bipolarità del simbolo del serpente, che sta ad indicare il fatto che nell'immagine simbolica noi non possiamo mai decidere qual è il suo significato, perché nel momento in cui voi la raccontate in una direzione, è il male, è il bene, è come se in filigrana ci fosse sempre l'altro senso, la memoria dell'altro senso, dell'altro potenziale significato, proprio come in ogni medicina c'è la memoria del suo veleno. Mi fermerei qui, ho parlato anche più di un'ora, quindi mi spiace se vi ho, se ho messo la dura prova, la vostra pazienza.